mio amore per il jazz nasce all'età di 16 anni, scopro il jazz ascoltando John Coltrane, esattamente My Favorite Things, e scopro la voce del jazz con Ella Fitzgerald e mi innamoro dello swing e quindi diventa il mio primo amore. Questi sono i due personaggi, i due artisti che per me sono stati insomma il là che hanno dato l'inizio a questa grande passione. Il mio incontro con Bacharach è avvenuto nell'ottobre del 2008. È successo in modo molto casuale. Io ero a Roma a lavorare per altre cose, ero nel suo solito hotel, ci siamo incontrati per caso a colazione, ci hanno presentati e il mio produttore di allora gli fece ascoltare una mia versione di Elfie e lui per fortuna è scoccato la scintilla e da lì è nata la collaborazione. Io già conoscevo il maestro Burt Bacharach come compositore, avevo conosciuto tramite lui la bellissima voce di Dionne Warwick e quindi per me è stato un sogno che ho coronato. Sono stata a Los Angeles, ho preprodotto il disco a casa sua, ho aperto i suoi concerti in Italia. Come sapete è stato con me al Festival di Sanremo del 2009, per cui devo dire, trovarsi a 23 anni in una situazione così prestigiosa aveva il suo perché. Lifetime è un progetto nuovo che nasce appunto proprio all'inizio di quest'anno, del 2016. Nasce da un'idea di raccontare la mia storia, perché io ho iniziato a cantare molto presto, avevo 6 anni e ho fatto tantissime esperienze, dal musical al coro gospel alla TV, Bravo Bravissimo, Amici, tale quale i migliori anni, ho aperto concerti di Anastasia, Angel Legend, Seal, Simply Red, Whitney Houston. Ho fatto veramente tantissime cose, quasi non possibili in 30 anni di vita, però le ho fatte. E quindi il mio desiderio era, visto che il primo amore non si scorda mai, che è il jazz, era raccontare le tappe importanti della mia vita, della mia crescita artistica e personale, rivisitate tutte in chiave jazz. In chiave jazz e arrangiate da un grandissimo pianista a livello internazionale, che è Dado Moroni, accompagnato da una ritmica d'eccellenza, da Riccardo Fioravanti al basso e da Stefano Bagnoli alla batteria. Allora, la situazione di stasera, del concerto di stasera qui al centro commerciale Nave de Vero, devo dire che io sono molto critica. Prima di tutto sono molto critica per me stessa e poi sono molto critica nell'aspettarmi poi le cose che vado a fare. E devo dire che in realtà ho imparato con il tempo che l'aspettativa non porta a molto, quindi l'importante, l'unica realtà è quella che viviamo adesso ed è il presente. E devo dire che l'impatto è stato subito positivo, probabilmente il palco è molto grande, c'è il legno per terra, è vero che è un'acustica un po' particolare perché comunque quando ci sono dei soffitti molto alti si fa difficoltà a potersi concentrare con il suono, però devo dire che la bellezza poi di lavorare in un gruppo dove siamo abituati ad ascoltarci, questo fa molto gruppo, fa un gruppo molto solido che quindi abbiamo anche il modo e la forza di poterci rapportare anche a questi tipi di situazioni. Io sinceramente sono molto curiosa di fare questo concerto in questa location nuova.